Eccoci, buongiorno, siamo con il ministro Centinaio qui allo stand della Regione Veneto. Ministro, è passato quasi un anno dal suo insediamento, diciamo, nella cattedra del Ministero del Turismo e anche della Agricoltura. Quanto è cambiata l'Italia in questi mesi? Sicuramente un'Italia più consapevole del suo ruolo, un'Italia che ha capito che il turismo può diventare veramente uno degli assi portanti del nostro paese, un po' più di rapporti istituzionali tra lo Stato e le regioni, una progettualità di un Enit diversa, un po' più autorevole nel suo approccio con l'estero, e poi quindi diciamo alcune missioni estere che ci permetteranno di avere una visione, sicuramente di avere una programmazione diversa rispetto al passato. Ecco, sogni nel cassetto sono un po' tanti. Sogni nel cassetto sono un po' troppi, diciamo che, mettiamola così, l'idea è di vedere quel quinto posto scalato il più velocemente possibile, sicuramente meno abusivismo. L'Italia è il paese che in Europa è più abusivo, pensiamo alle strutture ricettive, non possiamo permetterci che ci siano persone oneste che pagano le tasse e altre che fanno i fenomeni, e poi una promozione migliore e quindi più strutturata, con un'Italia meno campanilistica e più consapevole del fatto che il brand Italia è un brand che in giro per il mondo funziona. Ecco, quanto è importante avere un ministro che viene appunto dal settore turismo? Ma è importante semplicemente perché quando parlo al settore parlo tra colleghi che hanno sempre fatto questo lavoro, che sanno esattamente che cosa si dicono, che ci si conosce, e soprattutto quando mi parlano anche a livello istituzionale la burocrazia, gli dico sempre non prendermi in giro perché questo settore lo conosco bene, e di conseguenza prendere in giro uno del settore è un po' una sfida. Certo, che effetto fa essere per la prima volta, diciamo, come ministro alla Vitti? Fa tremare le gambe perché sappiamo che questo è un momento importante per il nostro paese, e diciamo che l'attenzione, soprattutto le aspettative e le speranze di tanti operatori sono su queste spalle, quindi vuol dire avere una responsabilità. Perfetto, ringraziamo il ministro Centinaio per averci dedicato questa breve intervista e gli facciamo un in bocca al lupo per il futuro. Grazie ministro.